Roberta, che a te questo artista piace? È vero, moltissimo. Perché? Perché lo conoscevo da prima, l'ho incontrato al May Meeting degli Indipendenti, e a parte proprio la figura, già lo vedi l'artista, la fisicità, questo è physique du role quando si dice, l'eleganza, la gentilezza, e poi è bravissimo, quindi è poi una persona che, andando ad approfondire, perché poi quando qualcuno mi incuriosisce vado ad approfondire, è anche un artista che approfondisce, cioè non è che dici scrivo e canto, no, c'è anche molta ricerca nel suo percorso, e a me gli artisti che ricercano piacciono molto, mi piace il suo sound, è bravissima Andrea. Io lui l'ho scoperto con questo qui era tanti anni fa, non tanti anni fa, comunque era la New Wave fiorentina, i Moda, e questo credo sia il primo album dei Moda, probabilmente. Poi lui, i gruppi si sciolgono, le band si sciolgono, si dice così, no? Questo è stato il suo primo album solista, La Maschera del Corso Nero e altre storie. Questo è il primo album suo solista, e questo invece è l'album uscito da poco, che si chiama Il Deserto, la Notte e il Mare. In tanti mi hanno chiesto quando è che inviti Andrea Chimenti, quando è che inviti Andrea Chimenti. Andrea Chimenti è qui e ci ascoltiamo subito all'Odola Nera, che in questo album vede anche la partecipazione di Ginevra Di Marco, fra l'altro c'è anche David Jackson. Conosci grandissima Ginevra Di Marco, sì. Conosci? Beh, guarda, lei e Cristina Donà sono due piccole idee, due piccole grandi idee, le stimo molto, e quindi benissimo, cioè nel senso, bellissima collaborazione. Andrea Chimenti con All'Odola Nera. Libera, ora e per sempre, innalza il tempo del canto, senza più paura. Con mille fiori hai tessuto un manto e perde all'amore il cuore a coprire la terra, il tuo dolore. Ti troverà l'amore fra la gente e sarà bellissimo e lo sarà per sempre. Fonte di acqua amara, luce di fiamma, luce lontana, fonte di acqua amara, all'odola nera che canta e brama. Ad ogni partenza
sdraiata in un giaciglio di sogno, perché d'amore non puoi stare senza, aspettando il suo ritorno col sole e la pioggia e nella tormenta. Andrea Chimenti, vieni qua Andrea. Cioè, hai una fan Roberta Giallo. Vieni qua Andrea. Allora, vieni qua Andrea. Allora, Andrea Chimenti è uno di quelle persone che sono, di quegli artisti che sono dei miti per un tot di persone. Dei mitini. No, dei miti per un tot di persone e completamente sconosciuti per al grande pubblico. Al grande pubblico. Fra l'altro tu mi ricordi molto, e non a caso ci hai collaborato, David Sylvian. Ah, beh, il riferimento fa sempre piacere. Allora, David Sylvian era il leader dei Japan e c'è stato un momento in cui era considerato l'uomo più bello della musica. Fu votato come il personaggio più bello del mondo musicale. E lui scappò da questo e si ritirò, cominciò a fare dischi strani, cioè scappò dalle canzoni dei Japan, anche se non erano canzoni perché erano molto valide, Life in Tokyo, eccetera, e cominciò. Tu non hai mai, secondo me, voluto una grande popolarità. Ma sai, io ho sempre cercato di fare quello che sono capace di fare. Cosa sei capace di fare? Allora, io non sono un bravo artigiano, questo sicuramente. Cosa vuol dire che non sei bravo? Un bravo artigiano è colui che sa tutti i giorni mettersi al pianoforte, davanti alla chitarra e comporre una canzone. Oppure, ancora forse in senso più, se vuoi, negativo, cercare di comporre un qualche cosa adatto al momento, al tempo che si vive, alla tendenza, eccetera. Io non sono capace a questo. Io devo aspettare il momento giusto. Infatti i miei album spesso sono molto distanziati l'uno dall'altro, passano sempre quei 5-6 anni. Devo aspettare il momento giusto in cui sarò romantico, forse ancora io parlo di ispirazione, però credo ancora in questa cosa. Credo nel momento magico che si crea e nei momenti di deserto, dove non si crea nulla. E quindi in questo senso io non sono un buon artigiano. Questo disco l'hai pubblicato l'anno scorso? È uscito il 4 novembre, quindi in realtà da pochissimo, per la Vurek. Sì, fra l'altro la Vurek è un'etichetta strepitosa. Meraviglioso. Beh, David Bonato è un personaggio speciale. No, ma sai perché? Ma me lo faceva notare Roberta, perché alla fine cioè, c'era un periodo, e tu sai benissimo, perché il periodo della New Wave, c'erano quelle etichette, certo, che tu le compravi, la Factory, compravi i dischi della Factory, la 4AD, compravi i dischi della 4AD. La Ira, esatto. Ancora prima c'era, ad esempio, se uno amava la qualità del suono, c'era la ECM. Mamma mia, che meraviglia. Vedi che parliamo di cose, perché ci sono quelle etichette che hanno una particolare cura. E che compravi a scatola chiusa, perché dicevi, se l'ECM fa uscire questo disco, questo, esatto, artista sicuramente è bravo. Esatto, e poi aveva dei suoni che erano di una roba, ragazzi. Ti ricordi l'ECM, mia, che suoni, sì, che avevano? Fantastico. Allora, la Vurek, io mi trovo con tanti artisti che vengono in collegamento al premiato We Have a Dream, eccetera, e sono tutti, i video sono fatti bene, cioè con amore, cioè c'è ancora chi fa musica con amore. È vero. E sono delle vere e proprie oasi, questa è una? Sì. Cioè, ci sono oasi di vario tipo, no? Ci sono varie oasi di vario tipo, in un panorama sempre più, insomma, sempre più arido, e quindi... Senti, ma perché? Allora, hanno cominciato, per abbassare l'importanza della musica, la devi rendere cheap, sì, quindi la devi rendere gratis. Quando uscì Napster dicevano, ah, è la rivoluzione, dico, no, sta ammazzando la musica.
Napster fu il primo, hanno reso la musica gratis, ce l'hai dappertutto. Questo disco no. Lo so. lo so. Hanno messo, ma io la domanda è un'altra, è perché stanno distruggendo la musica? Vogliono distruggere la musica? Anche il fatto che non vi permettessero di fare concerti? Il fatto che chiudessero i negozi di dischi, ma i supermercati erano... Ci sarà ben più assembramento in un supermercato che in un negozio di dischi. So, questo è effettivamente un qualcosa che sta accadendo. È difficile dare una risposta, però sembra che tutto si cerchi di concentrare tutto nel potere di pochi. Questa è la sensazione che ho. Ma non solo nella musica. Dovunque. Tu vedi anche i piccoli negozi. Stanno sparendo tutti a beneficio dei grandi centri commerciali, dove tutto è centralizzato in qualche modo e dove forse c'è una piramide anche, no? Dove si può facilmente arrivare in cima a capire chi gestisce una determinata cosa. La frammentazione forse di tante cose sparse, quindi di tanti musicisti che suonano, di tante etichette, di tanti locali, questa è una cosa che evidentemente non è a favore di un'industria, forse, che in qualche modo detta delle regole. E quindi io sto notando anch'io locali che chiudono, musicisti che devono comunque appendere spesso la chitarra e andare a fare altro. È un mondo molto molto difficile, dove ci sono solamente determinati canali. Se tu vuoi, oggi io per esempio non vorrei essere un giovane oggi, io trovo che sia veramente difficile. A volte dico ma oggi ci sono tantissime possibilità, il web, ti puoi far sentire, puoi fare un disco in casa col digitale. Sì, tutto vero, però c'è un rumore di fondo talmente alto, cioè, talmente che riuscire ad emergere è veramente difficoltoso e sembra quasi che ci sia una cortina che non ti permette poi di superare una determinata soglia. Beh, quando tu eri un ragazzino e hai cominciato a fare musica potevi sperimentare, oggi non puoi più sperimentare. È vero. No. Cioè tu ti potevi fare le pippe mentali, quelli che si chiamano pippe mentali, ma in realtà era la creatività giovanile. Sono d'accordo. Dove tu facevi dei suoni. Sono d'accordo. Mi ricordi Moda, che erano c'erano a Firenze, c'erano Moda, Diaframma, Litfiba. C'erano il Litfiba, vabbè, il Litfiba sono nati un po' dopo, c'erano i Cosi, c'erano i Caffè Caracas di Raff, c'era certo. Un movimento incredibile, come c'era Bologna, come c'era Pordenone. Esattamente. Dove c'era la voglia di sperimentare. Oggi tu continui a farlo, perché poi la cosa è bella, perché quando uno come te nasce con quel DNA, lui continua a fare i cavoli suoi. Beh sì, perché il DNA in qualche modo ti stabilisce un percorso. Esatto, sì. Esatto, ma tu che hai un nome, sai, Andrea Chimenti, hai comunque una credibilità, riesci a fare molti live? Beh, adesso gli ultimi due anni purtroppo non fanno testa. Lascia stare gli ultimi due anni? Non tantissimi. Perché? Allora, il fatto è questo, a 20 anni si può anche andare a fare un live in cambio di 4 birre. Sì. Forse alla mia età hai bisogno anche di un altro tipo di riscontro, cioè nel senso che i locali oggi fanno veramente fatica a vivere, i locali, soprattutto quelli impregnati sul live, sono sempre meno e di conseguenza non è facilissimo fare dei live numerosi, che sono poi, diciamo, il pane quotidiano per un musicista. Sì. E anche il modo per promuovere un disco al momento che lo fai. Ma tu riesci a vivere di musica? Sì, riesco a vivere di musica e di installazioni. Cosa vuol dire installazione? Già, dimenticavo. Allora, voi credete che lui sia un musicista, in realtà lui ha fatto l'attore, attore in teatro, attore in cinema, dove eri? In Iris Blonde, credo. Lì ho solo cantato, voce a Verdone. Dato la voce a Verdone. Quando canta. Hai scritto libri? Sì. Poi cosa hai fatto ancora? E faccio queste installazioni nei grandi musei. Cioè insieme a una Cultura Nuova, che è questa ditta con cui io mi interfaccio, dove faccio la direzione artistica, per esempio per il 500° anniversario di Leonardo da Vinci, allora al Castello Sforzesco o all'Archivio di Stato, ho fatto delle installazioni insieme a loro, dove solitamente affianchiamo i grandi restauri alla divulgazione, quindi ci sono filmati immersivi dove io curo l'immagine e la musica. Cioè, diciamo che qual è un media che non hai toccato nel mondo dell'arte?
La pittura? O fai anche la pittura? Allora, io ho iniziato come disegnatore di cartoni animati. Ecco. Quali cartoni facevi? Eh? Che cartoni facevi? Allora, quando ho iniziato io, devi sapere che ho studiato a Urbino, cinema d'animazione, e quando ho iniziato è stato l'inizio dell'avvento dei cartoni animati giapponese, che arrivava in Italia a costi bassissimi. Sì. E ha spazzato via tutte le produzioni italiane. Certo. E quindi io mi sono trovato a non poter fare quello che avrei voluto e ho cominciato a lavorare nella pubblicità. E così ho fatto un po' il pubblicitario per qualche anno, fino a che poi ho scelto la musica. Pubblicitario, musica, regista, installazioni, attore, scrittore. Beh, insomma, vabbè. Ma sai cos'è che penso? Penso che poi alla fine tutto sia la stessa cosa, nel senso che c'è una necessità di espressione, di esprimersi, di dire qualche cosa. Poi il mezzo che usi, certo, può cambiare, no? E poi ogni mezzo porta linfa nuova all'altro. Quindi per me il principale è la musica, logica. Certo. Senti, cosa fai adesso? Perché io ti ho chiesto, visto che tu hai fatto un disco dal vivo e uno spettacolo dedicato a David Bowie, e visto che David Bowie, David Cilio, di questi sono... fra l'altro tu hai avuto Steve Jensen, un altro dei Giappani, in un disco. In un disco ho avuto Steve Jensen, ho avuto Mick Ronson con i Moda, che ha prodotto il secondo disco dei Moda, sì. Il famoso chitarrista di David Bowie. Sì. Allora, ti avevo chiesto un pezzo di David Bowie, però non lo so quando lo vuoi fare, perché adesso fai dei pezzi di questo album. Dimmi quando vuoi fare un pezzo di Bowie e poi fai i pezzi di questo album. Decidi tu. Se vuoi lo possiamo fare anche subito. Cosa fai di David Bowie? Cosa facciamo, ragazzi? The Man Who Sold the World, vi va bene? Vai. The Man Who Sold... I ragazzi che chiama lui sono in realtà Cristiano Roversi alla tastiera. Fra l'altro lui era nei Moon Garden, esatto, che era un gruppo di prog. C'è ancora un gruppo di prog. Sì, sì. Ed è il produttore di questo album. Esattamente. Esatto. E diciamo che lui lo tieni non perché sia un bravo tastierista, ma perché ha la palla, il pallone, sa giocare, quindi sa giocare bene, e quindi ve lo tengo, insomma, no? E poi c'è alla chitarra Francesco Capiotti, che per essere proprio come per apparire si è messo un cappello in testa, si è messo là dietro, poi sta chinato mentre suona, quindi sarà sempre buio, però va bene così. Ma lui è un personaggio, lui è un, in realtà suoniamo da quanto? Neanche tanto, sarà un paio di mesi che suoniamo insieme, ed è stata una grandissima scoperta. E quindi sono felice di averlo. Allora, come quindi facciamo The Man Who Sold the World. Facciamo The Man Who Sold the World. L'uomo che ha venduto il mondo, anche perché siamo pieni di uomini che hanno svenduto questo mondo in nome del denaro, cancellando tutto quella che è la biodiversità, la natura, le foreste. The Man Who Sold the World, l'uomo che ha venduto il mondo. Andrea Chiminti ha fatto uno spettacolo dedicato a David Bowie, da cui è stato tratto anche un album dal vivo, e adesso, accompagnato da Cristiano e da Francesco, The Man Who Sold the World, sta imbracciando la chitarra, sta facendo la cronaca, imbraccia la chitarra, è pronto, sentite un po' di Larsen, perché la chitarra fa un po' di Larsen, è tutto pronto, adesso gireranno le luci, io diventerò il buio, le luci andranno sul palco e parte il brano di David Bowie fatto da Andrea Chiminti. We passed up on the stairs, we spoke of was and when, although I wasn't there. He said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes, I thought he died alone. A long, long time ago. Oh no, not me. I never lost control. Your face to face with the man who sold the world. I left and shook his hands and made my way back home. I searched for my land, for years and years I roamed.
I gazelessly stare at all the millions here. We must have died a long, a long, long time ago. Who knows? Not me. We never lost control. Your face to face with the man who sold the world. Oh, nice, not me. And never lost control. Your face to face with the man who stole the world. Andrea Chimenti interpreta Bowie, The Man Who Sold the World. E adesso torniamo all'Andrea Chimenti, il deserto, la notte e il mare. Cioè, te la tristezza, la malinconia, eh? Boh, forse la sfogo tutta nella musica. Faccio per liberarmene. Ma nella vita sei allegro? Cioè, racconti barzellette, fai il cazzone? O... Sì, faccio anche il cazzone, sì. Ah. Sì, 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 con gli amici. Come no, certo. Mi diverto molto, no? Non so se mi conoscono a successo. No, in realtà Andrea è una persona positivissima e piacevolissima. Semplicemente esplora, credo, il suo lato oscuro nella musica. So, cioè, sembra un lord questo. Parla come un lord. Lo è, in effetti. L'eleganza è una delle sue caratteristiche. Infatti vedo che è impeccabile, guarda. Persino nelle calze, è una roba... Cioè, fantastico. Senti, produttore, cioè, ma è così triste o... No, Andrea, no, assolutamente. È molto, molto verace, è spontaneo. Andrea, quando si sfoga, è il meglio. Cioè, proprio diventa proprio un guerriero veramente potente. Con la musica sembra un po' tutto così triste, crepuscolare. Invece è un uomo con delle passioni incredibili, insomma. Pensate. Adesso cosa mi fai? Cosa canti? In Eterno vi va bene, ragazzi? Bene, allora direi In Eterno. Che è il secondo brano del primo lato del vinile, perché qui si ragiona ormai a vinili. Io ragiono solo a vinili, perché... Sì, sì, il vinile, dai, sta... Però vedi, tu non hai messo dentro... Allora, da uno che nasce col vinile si vede già subito, vedi? Guarda, vedi? I testi, poi dopo... Però dovresti mettere, questo bisogna dirlo alla VREC, alla VREC, di mettere la tesserina per far scaricare la musica. C'è? Guarda, se questo qui, basta che inquadri quello e puoi scaricare tutti i file MP3. Non inquadrarlo perché altrimenti li scaricano. Cioè, non inquadrarlo. Comunque c'è un QR code che è questo, ve lo copro un po', eccolo qua, vedi? Questo QR code... E ti puoi scaricare, figata. Oh, ragazzi, complimenti alla VREC, ragazzi. Andiamo via. Cos'è In Eterno? Ma sempre questa voglia, perché l'uomo c'ha questo desiderio di vivere in eterno?
A volte penso, se non si potesse vivere in eterno, perché avremmo questo bisogno? Visto che abbiamo sempre solo bisogni di cose reali. Ma noi viviamo in eterno. Cioè, perlomeno, io sono convinto che viviamo in eterno perché abbiamo tante vite per sempre. Ci reincarniamo, ma io questa è una mia convinzione. Io non lo so che cosa ci abbiamo. Sei agnostico? No. Cosa sei tu? Allora, io credo in un creatore e credo nella possibilità dell'uomo di vivere in eterno. E diciamo che nutro una profonda speranza in questo senso. In eterno, Andrea Chimenti. Solito caffè e ogni giorno leggere sui giornali che va bene e che il sole non tramonta ma di bellezza sviene in eterno. In eterno. E mentre stendo i bagni ad asciugare in riva al mondo che si argina col mare, ti avvicini, benedici, resta ancora un po' in eterno. Time's food, the rosy intentions were there, expanding, seekers come, best giardini, strade, tetti, case, i portoni e le scale, il profumo a primavera e vivi lungo il viale e gli accordi di un pianista in una notte dalla finestra e tu che ti avvicini piano e mi sussurri ancora resta in te. In eterno, in eterno, let's know. We'll be right back.
pesco, pesca. In eterno. Tra l'altro vedevo che, cioè, a parte che in questa canzone canti anche un po' in inglese, e devo dire che tra le tante doti c'è anche una voce molto bella. Ti ringrazio. E ringraziare è una dote che... In inglese è Shakespeare. Ah, è Shakespeare? Un sonetto di Shakespeare, sì. E cosa dice? Dice che anche quando le gote rosate cominciano... La chitarra perché così... Anche perché lui... Cioè, è anche bello e quindi piace, quindi un bel primo piano se lo merita. Dimmi. Anche quando le labbra rosate, le gote rosate cominciano a imbiancare e quindi passa il tempo, in realtà l'amore non supera tutto questo, anche quando arriva la falce. Cioè, tu dici che l'amore va oltre... Lo dice Shakespeare. Però... Va oltre la morte, esatto. Ho capito, ma lo dice Shakespeare, ma se tu prendi il sonetto di Shakespeare significa che ti identifichi col sonetto di Shakespeare. Esattamente, certo. Quindi l'amore che tu hai o che noi abbiamo va oltre alla vita terrena. Esattamente. C'è anche un brano che si chiama KJ, che vuol dire Kyrie Eleison. Esatto, sì. Kyrie Eleison è una preghiera. È un'antichissima preghiera cristiana. Questa è in realtà l'ho utilizzata in modo assolutamente laico. Perché parlo in questa canzone di un'involuzione dell'uomo, l'uomo che ritorna alla scimmia. E allora c'è un grido quasi dell'umanità verso un qualche cosa che ci sovrasta, che dice pietà di questa condizione umana di involuzione. Andrea, di questo album quale altro brano farai? Ma dunque, cosa possiamo fare di quest'altro brano? No, perché ti voglio far raccontare i brani, però voglio lasciare per ultimo quello che fai. Allora, a meno che tu... Milioni io farei per ultimo, sicuramente. Per ultimo sicuramente, però prima tu fai un brano... Cioè, ad esempio, quando tu vai dal vivo, qual è il brano, la canzone che è quella del bis, è quella che tutti hanno, la canzone che, a cui i fan sono più legati? Ma forse uno sicuramente... Forse ti ho aspettato, il brano fatto con David Sylvian è sicuramente uno di quelli più conosciuti. Ma i tuoi musicisti, soprattutto quell'elegantone lì dietro che da poco con te la conosce. In realtà la conoscono, però è il problema che io non ho portato il piano, perché di solito al piano sto io. Ah, ok. Quindi allora che cosa potrei fare? Fare Milioni, oppure un pezzo anche dell'Albero Pazzo, di un mio vecchio disco. Quale? Maestro Strabilio, per esempio. Maestro Strabilio. Allora, tu adesso fai Maestro Strabilio, mi dici che cosa vuol dire, sì. Poi dopo si finisce sempre col brano nuovo. Perfetto. E Milioni, allora direi che potrebbe essere la giusta conclusione. Allora, ne puoi fare anche un altro, eh? Benissimo. Troviamo... Cos'altro possiamo fare, ragazzi? Vediamo. Cos'è Maestro Strabilio nel frattempo? Allora, Maestro Strabilio... era il mio tastierista, amico d'infanzia, che dopo una tournée ha preso una decisione bruttissima e che oggi non c'è più. E quindi è dedicata a lui. Era un genio musicalmente. Era troppo sensibile per sopportare. Era molto sensibile e non ha retto il mondo. Allora, come si chiamava? Virgilio, e io lo chiamavo Maestro Strabilio. Ok, allora... Un omaggio a Virgilio, dovunque lui sia. Maestro Strabilio, Andrea Chimenti. Una bianca volava come il vento, era il maestro Strabilio dopo il suo concerto, che avesse suonato bene e sicuro, che fosse triste era certo. (Susurra)
E la Uno bianca volava con i finestrini aperti. Era Strabilio che volava in cielo, siamo certi. E la Uno bianca portava strumenti, voluminosi e ardimentosi armamenti. Cornamuse, violini, violoncelli, flauti da duelli, cassa a doppio pedale collegata al fanale. Non ci fu miracolo, ma solo un giorno pallido Strabilio fece un salto nel blu. Non ci fu miracolo, ma solo un giorno pallido Strabilio fece un salto nel blu. Lasciando una scia che ricordi anni 70 di Vienna e di musica di una zia. Maestro Strabilio, tieni la rotta, sei solo sulla tua uno spaziale. Maestro Strabilio, vola alto con i tuoi pensieri, non stare più male. Non ci fu miracolo, ma solo un giorno pallido Strabilio fece un salto nel blu. Non ci fu miracolo, ma solo un giorno pallido Strabilio fece un salto nel blu. Strabilio strabiliava il mondo, anche nei giorni in cui toccava il fondo. La sua genialità in questo mondo perso lo colpì, lo fermo. A cu-cu-cu, a cu-cu-cu, a cu-cu-cu, a cu-cu-cu, a cu-cu-cu, a cu-cu-cu, a cu-cu-cu. Bella, maestro Strabilio. E vedi, vive ancora. Vive sempre. Eh sì, certo. Almeno in questa canzone sicuramente. Che cosa fai adesso? Perché l'ultima la vuoi lasciare milioni, quindi in mezzo cosa ci facciamo? Cosa ci possiamo fare, ragazzi, in mezzo? Perché stiamo pensando anche alla setup che abbiamo a disposizione, no? Vediamo se c'ho qui qualche... Qui c'è questo. In eterno. Disco, poi. Anche il disco, è vero. Cosa possiamo fare? Vuoi fare Felice? Vogliamo fare, cioè abbiamo un setup per Felice? Che ne dite? Cos'è Felice? Allora, quando ero bambino, posso farti un piccolo aneddoto veloce, veloce? Devi! Però vieni più in qua perché così non allora, il microfono aspetta. Quando ero bambino, mi ricordo che ero a passeggio con mio padre, no? Avrò avuto 6-7 anni. E ci fermammo davanti a una vetrina dove... C'erano delle... vendevano tele, cavalletti, matite colorate, era una cartoleria. In mezzo un vaso pieno di pennelli. Guardiamo questa vetrina e si avvicina un signore con una camicia a scacchi stranissima per l'epoca, un capello biondo tagliato a zazzera, con la sigaretta in bocca, mani in tasca, guarda la vetrina, poi si volta verso mio padre e dice... con una voce stranissima, emettendo quasi dei suoni gutturali, chiede cosa sono quelli. E mio padre si volta e dice, dei pennelli. E allora lui, pennelli, ridice questa parola con uno sforzo sovrumano e poi se ne va dicendo pennelli, pennelli, come se avesse imparato una cosa nuova. Era nata la legge Basaglia e l'apertura dei manicomi. E quindi finalmente erano stati abbattuti tutti quegli steccati che dividevano i cosiddetti normali dai cosiddetti matti. E io ricordo la mia città, Arezzo, era piena di questi personaggi variopinti, particolarissimi, che abitavano soprattutto i parchi e stavano sulle panchine, così davano da mangiare ai piccioni.
E ricordo sempre questo personaggio, anche negli anni che seguivano, lo vedevo sempre camminare con queste mani in tasca, la giacca sbottonata, la sua sigaretta in bocca, che sembrava essere portato via dal vento. E così è nata poi una canzone che si chiama Felice. C'è anche una barzelletta che non è una barzelletta, di un matto, questi che vengono chiamati matti, che dentro il manicomio, dall'inferriata, guarda la gente che passa fuori e dice: come si sta lì dentro? Ecco, bene, esattamente racchiude il senso. Felice, Andrea Chimì. Anzi, la chitarra l'accendiamo, giusto? Uno. Si stringeva nelle spalle quando non capiva, con quella sigaretta sulla punta del sorriso. Non voleva sapere troppe cose difficili da capire, forse inutili per vivere. In fin dei conti era felice, gettando sassi contro quel vento che gli sputava in faccia foglie secche e polvere della strada. In fin dei conti felice. Passò davanti alla casa di lei, la ricordava con quei capelli neri acconciati dal vento. Stava per suonare alla sua porta, si aggiustò il colletto e poi ci ripensò. In fin dei conti anche da solo era contento, in fin dei conti anche da solo era contento, in fin dei conti anche da solo era contento. Un calcio a una lattina schiacciata sulla strada, camminò all'indietro guardando quella casa sempre più lontana, sempre più lontana. Cosa mi importa, disse guardando le stelle, colse quella all'orizzonte più luminosa e se la mise sulla fronte. Tutti pensavano fosse un dio, ma lui non si lasciò sedurre. Tutti pensavano fosse un dio, non si lasciò sedurre. In fin dei conti era felice, gettando sassi contro quel vento che gli sputava in faccia foglie secche e polvere della strada. In fin dei conti era felice. In fin dei conti era felice. In fin dei conti era felice. Bello. Sai cosa che mi piace? Mi piace questo giro armonico che ti ipnotizza quasi. Sì, perché poi è dispari, no? E quindi
Diventa una ruota particolare, sì. Certo, per fare le cose semplici. Allora, da questo album, Il deserto, la notte e il mare, tranquilli, c'è anche in CD per quelli rimasti anziani che sono legati a quella roba obsoleta che era quell'affarino piccolo, eccetera, no? Questa è una limited edition di 300 esemplari. Sì, 300 copie, più 150 in colorati. 150 colorati? Sì, blu. Infatti io te l'ho portato colorato. L'avevo visto, che figate. Dove si trovano i dischi, i vinili? Beh, i vinili si trovano, si possono acquistare sia sul sito della Vurek, sul mio sito andreachimenti.it, oppure si trovano, penso, nei negozi, insomma, teoricamente. Allora, lui adesso, i negozi non esistono più, comunque teoricamente ci sono i negozi. Quei pochi che esistono. Ok, allora lui adesso ce ne sono, infatti voglio fare dei servizi sui negozi. Allora, lui adesso fa un brano, Milioni, che uno pensa subito che ha il denaro. In realtà noi siamo pieni di robe, milioni credo sia una metafora per dire tantissime, esatto. Tranne che il denaro. Tranne che il denaro, esatto, il denaro ci manca, dici? No, non c'è nel testo. No, non c'entra assolutamente nulla. Parlo di un'umanità intera con milioni di sogni, milioni di progetti, milioni di uomini che si spostano attraverso il mare, milioni di... Però... a volte anche con una vanità molto alta. E allora nel ritornello ricordo che siamo stelle che poi si bruciano, oppure siamo come onde che poi alla fine si schiantano sulla riva, sugli scogli. Questo non per essere un pessimista, ma a volte va ricordato anche la finitezza dell'uomo qui su questa terra, perché a volte viviamo un delirio di onnipotenza, soprattutto... alcuni potenti. Mi ricordi due cose. Una, che la ripeto spesso, che quando tornavano i condottieri romani che avevano conquistato, no? E facevano i fori imperiali sulla biga con tutti che gli osannavano, no? Sì. C'erano sempre accanto nella biga uno che gli diceva: memento homo, qui pulvis est in pulvere mermeteris. Quindi ricordati che sei, cioè, non crederti che ok, hai conquistato le Gallie, sì, ma adesso... Sì. E l'altra è, adesso che mi dicevi di queste cose, che Castles Made of Sand Slips into the Sea at the end. Cioè, vedo che il nostro chitarrista ha fatto sì, perché sa che è Jimi Hendrix questo. Cioè, i castelli di sabbia alla fine scivolano, si sgretolano nel mare. Bravissimo. E a volte va ricordata questa cosa. Milioni, Andrea Chimenti. Sulla riva degli occhi le ciglia di nuovo si schiudono, su di un nuovo giorno tra milioni di cuori che battono. Milioni di attese. Però dai, è bello anche così, giusto? È bello. Perché ricordatevi una cosa, milioni di chitarre si sgretolano nel mare, esatto. Se non apri il volume. E si incendiano. E si incendiano, milioni. Sulla riva degli occhi le ciglia di nuovo si schiudono, su di un nuovo giorno tra milioni di cuori che battono.
milioni di attese, milioni di sogni incantevoli, milioni di gesti, di passi e di sguardi, milioni di volti che mutano. Come le stelle che cadono e si incendiano, milioni di onde si innalzano e si infrangono, milioni di giorni, milioni di anni, di santi e di demoni, milioni di volti, con il vento a solcare gli oceani, e di carovane attraverso le lande desertiche, e di carovane attraverso le lande desertiche. Come le stelle che cadono e si incendiano, milioni di onde si innalzano e si infrangono, come le stelle che cadono e si incendiano, milioni di onde si innalzano e si infrangono, e si infrangono. Andrea Chimenti, accompagnato da Cristiano Roversi, produttore e tastierista, e dall'elegantissimo Francesco Capiotti alla chitarra, perché è un uomo d'altri tempi, ma d'altra parte anche Andrea è un uomo d'altri tempi. Diciamo che siete uomini d'altri tempi, che credete ancora nella musica, però il futuro, siccome sai, ci sono i 7 anni di vacche magre, ci sono i 7 anni di vacche grasse, diciamo che sono già un po' di più di 7 anni, quindi chissà quanti saranno quelli di vacche, quindi comunque vieni qui Andrea. Allora vi ricordo, questo è il disco, Il deserto, la notte e il mare, Andrea Chimenti. Ti posso offrire del sano? Beh, direi di sì, grazie. Molto volentieri. Perché sai, io mi sono sempre occupato, fin dall'inizio, fin dal primo Roxy Bar, io mi occupavo di mangiare bene, di stare bene, alzare le difese immunitarie. Questi sono tutti prodotti bio, quindi c'è il miele. Tu metti lo zucchero nel caffè? Nel caffè metto lo zucchero di canna. Vuoi provare il flash? Queste sono bustine di miele monodose, di modo che le metti, le apri. Beh, lo uso molto nel tè, il miele, io. Il mattino, sì. Beh, allora questo tè nel miele? Provare. Vuoi dei frollini? Guarda, ti piacciono i biscotti? I biscotti li mangio. Allora, questi sono con gocce di cioccolato, questo con grano saraceno e farro, e questo con frutti rossi. Beh, gocce di cioccolato. Meno male che è umano anche Andrea Chimenti. È umano, ragazzi, è umano. Grazie, Andrea. Sei stato... Era ora che venissi. Ma veramente?
Io sono molto contento di essere Come mai non sei mai riuscito a venire? Non ci siamo mai incrociati. Perché non mi hai mai chiamato. No, ma noi ci siamo visti dove? Dunque, ben due volte a Roxy Bar. A Roxy Bar o Help? Ma come Andrea Chimenti o come moda? Come Andrea Chimenti. Come già Andrea Chimenti, sì. Eri già Andrea Chimenti. Era già negli anni 90, mi sembra. Sì, 90 sì. Eri già Andrea Chimenti, eri già solista. Sì, sì. Dall'89 in poi. Pensate che lui, che è toscano, non è fiorentino, è di Arezzo, ma vive a Verona. Eh sì. L'amore mi ha portato lì. Non lo volevo dire, l'hai detto te. L'amore ha incontrato Giulietta e una Giulietta ha detto: che ci fai lì? Vieni da me. Beh, è una città molto viva. Sì, è bella Verona. Sì, una città dove la gente fa le code per andare a teatro e al cinema. Ed è una cosa straordinaria questa. Poi a volte se ne parla anche in altri termini, ma invece c'è un'attività, Verone... e una voglia di cultura che è molto forte. Questa è una cosa che io ho percepito venendo proprio da fuori. Beh, una città di cultura. Beh, anche Arezzo però, eh. Anche Arezzo, certamente. Cioè... Ma Verona veramente ha un... poi... piena di teatri, l'arena, va bene, quindi... Sì, vabbè, l'arena, però... Sì, ma l'arena ha creato una cultura, comunque. Sì, sì, l'arena è fulcro, però anche camminando per il centro c'è le piazze bellissime, sì. C'è... Poi ci sono le montagne della Lessinia proprio lì dietro, beh, diciamo che è una gran bella città. Grazie Andrea Chimenti, vi ricordo, questo è il disco, Il Deserto. Allora, il mare c'è, perché oltremare c'è. Il deserto, dov'è il deserto? In quali canzoni c'è il deserto? È in Bimbo. In Bimbo? Bimbo, sì. In Bimbo c'è il deserto. E invece la notte? Tutti e tre sono in Bimbo. Il deserto, la notte e il mare. Un po' una condizione rappresenta questo. Cercavo delle parole che potessero rappresentare un po' il tempo che viviamo, noi occidentali, interiormente, ma non solo, perché poi questo deserto, questo mare, letteralmente l'hanno dovuto passare in molte popolazioni, purtroppo, per cercare un sogno di salvezza. Sì. E quindi diciamo che possono essere tre parole che sono rappresentative di un tempo che stiamo vivendo. Sì, in effetti, mala tempora currunt, ma noi sopravviveremo. Ce la dobbiamo mettere tutta. Certo, anche grazie alla cultura, anche grazie a quello che stiamo facendo. Grazie Andrea. Andrea Chimenti, grazie alla VREC che fa dei dischi meravigliosi. Ciao Andrea. Ciao.